Adesso trasferiamoci, spostiamoci al Teatro San Carlo di Napoli, dove il nostro inviato Stefano Misceli ha seguito lo spettacolo Così fan tutte. Andiamo a scoprire di più insieme a questo servizio di Andrea Tinari. Vi aspetto qui a fra poco. Nel meraviglioso Teatro San Carlo di Napoli va in scena Così fan tutte, dramma giocoso in due atti che a suo tempo, pensate, fu incompreso e sottovalutato. Perché? A quel tempo la musica e l'arte le facevano gli italiani, quindi che uno straniero, diciamo, entrasse in Italia come uno dei grandi protagonisti era difficile. E l'Italia non ha mai favorito Mozart fino a tempi recenti. La trama? È una trama che viene da un antico gag delle commedie, cioè lo scambio delle coppie. Scambio delle coppie col travestimento o in boccaccio al buio. A letto non si riconosce chi ci sta. Sovrintendente, ci godiamo lo spettacolo? E certo. Qual è la particolarità di questo allestimento? Questo allestimento è fantastico perché il cantante molto vicino all'orchestra, è anche quasi una parte dell'opera. Sì, sì, sì. Ma è possibile che l'amore al femminile sia sempre così civettuolo? Non è civettuolo, è spontaneo. Noi siamo spontanee nella disperazione, quando partono i nostri fidanzati per la guerra, ci crediamo totalmente, che io almeno come Dorabella sono anche spontanea nel tradire. E infatti Fiordilice a un certo punto dice: io non so come mai è possibile cambiare in un sol giorno il cuore. È una cosa strana, però qualche volta succede, pensateci bene.